Siamo nella chiesa della Commenda dei Cavalieri di Malta, a Piazza Armerina, per una conferenza stampa di presentazione di un fatto unico, forse in Sicilia. Forse per la prima volta due realtà, diciamo, confinanti, ma con rilevanza storica, archeologica. Ecco, hanno inteso mettere assieme un programma cercando di diventare attrattivi e competitivi con gli altri luoghi di Sicilia. Siamo in compagnia dei sindaci di Piazza Armerina, il dottor Filippo Miroddi e il sindaco di Ailone, il dottor Vincenzo Lacchiana. Sono i due protagonisti di questo miracolo, diciamo, di collaborazione tra due città d'arte, dove nel mezzo ci sta il parco archeologico di Morgantina, ci sta la Villa del Casale, ci stanno il museo di Aidone, dove è arrivata la testa, mi aiuti, di Ade con la dea di Morgantina. Ecco, voglio dire, un centro veramente competitivo che messo assieme rappresenta un bene veramente che può stare al passo dei siti archeologici, parliamo soltanto della nostra Sicilia. Sindaco di Piazza Armerina, il dottore Miroddi. Sì, effettivamente la realtà che Piazza Armerina e Aidone, le realtà che Piazza Armerina e Aidone offrono in così pochi chilometri, 9 chilometri appena, che separano queste due realtà, hanno un patrimonio artistico culturale credo forse il più ricco al mondo, perché davvero la realtà della Magna Grecia, la città di Morgantina, con il museo e con la testa di Ade, la Venere di Morgantina, la dea di Morgantina, tutti i beni bellissimi, gli acroliti e tutte le realtà che sono custodite meravigliosamente nel museo di Aidone, ma la Villa Romana del Casale per Piazza Armerina, questa realtà romana bellissima, questa villa speciale con tutti quei capolavori che sono i mosaici, queste tessere di mosaico che davvero sono vastissime e bellissime, ammirate da 400-500 mila persone l'anno, ma per non parlare delle realtà del centro storico di Piazza Armerina, queste due... Un ultimo, mi permetto di ricordare il Museo Trigona. Sì, assolutamente, il Museo Trigona, ma la Cattedrale, il Duomo, i palazzi barocchi che... Questo sito, ma abbiamo tantissimi tesori a Piazza Armerina, così come ad Aidone, e siamo orgogliosi di poterli mettere a disposizione dei turisti, del turismo quindi che regionale, che ha voluto scommettersi in questa bella progettualità. È una progettualità che per adesso vede appunto Morgantina avere l'ampliamento, poi sarà il sindaco di Aidone a spiegare meglio la progettualità, ma che nello stesso tempo permetterà a Piazza Armerina, la Villa Romana del Casale, di utilizzare 5 serate, ravvivando quindi l'accesso notturno, perché sapete bene che, il sito della Villa Romana è illuminato e quindi permetterà e consentirà di fruire non soltanto i musei, quindi la Pinacoteca Comunale, il museo, la biblioteca comunale con il libro antico, e consentirà ai visitatori di godere di questo spettacolo serale alla Villa Romana. Sindaco Lacchiana di Aidone. Noi siamo innanzitutto felicissimi e poi abbiamo un primo sentimento, che è quello di dover ringraziare la Regione Sicilia, in particolare l'assessore Endoni Barbagallo, l'assessore Vermiglio, è il governo che ha intrapreso un'iniziativa unica e coraggiosissima. Il programma Anfiteatro Sicilia valorizza un patrimonio culturale unico. Siamo, noi diciamo, in presenza di uno dei bacini culturali più importanti del mondo. Avremo 7 rappresentazioni a Morgantina, con la possibilità di avere quindi dei turisti, degli spettatori che appunto potranno gustare il nostro patrimonio. Il museo sarà aperto in quelle sere e forniremo tutti i servizi necessari. È un'occasione unica che dobbiamo cogliere. Questo programma è fortemente innovativo, va dato merito alla regione Sicilia, e l'esperienza di quest'anno non sarà un'esperienza unica, sarà ripetuta negli anni, soprattutto se riusciremo
ad esserne degni e se riusciremo a far sì che alla fine di tutta l'iniziativa potremo avere un bilancio lusinghiero soddisfacente che ha dato ragione alla Regione Sicilia e a tutti quanti abbiamo partecipato a questo progetto. Io mi permetto, avendo i due sindaci di queste due importantissime città, forse in questo tavolo, ma la lancio come provocazione, ecco, sarebbe stato opportuno che ci fosse per esempio l'assessore alle infrastrutture, alla viabilità, per cercare di fare e di realizzare collegamenti più idonei e più accessibili sia per il parco di Morgantina ma anche la viabilità per arrivare ad Aidone e il collegamento anche con Piazza Armerina. Scusate questa. È una questione che sta diventando annosa, delicata, è comunque una questione che va risolta. La percorribilità della 288 va migliorata. Noi diciamo che tra Piazza Armerina e Aidone vi è appunto questa strada che tra l'altro è inserita in un contesto ambientale di boschi, bellissimo, molto, molto bello, già vi è questo dato, però se la strada viene migliorata, che sia più percorribile, magari con dei minimi interventi di allargamento della carreggiata, con una manutenzione, illuminazione, con un nuovo asfalto, è fondamentale perché Piazza Armerina e Aidone, Piazza Armerina e Morgantina debbono essere collegate per avere una strada che sia a livello del patrimonio detenuto. Io vorrei aggiungere una cosa che è molto importante, questo rapporto sinergico che è fondamentale, è importante perché non deve avere e non avrà sicuramente né protagonisti né comprimari, perché entrambi, ma parlo anche della regione oltre che i due comuni, saranno e il polo museale, saranno tutti protagonisti e comprimari. C'è la consapevolezza di un cointeressamento generale. Tutti quanti dobbiamo lavorare, faccio sempre un esempio perché parlo della Villa Romana, ognuno di noi deve essere come una tessera di un mosaico che da sola non dice niente, ma messa tutti insieme determina un capolavoro. È detto dal sindaco di Piazza Armerina, per antonomasia, patria dei mosaici, va bene così. Bocca al lupo, grazie. Grazie. Siamo in compagnia dell'assessore Anthony Barbagallo, assessore regionale al turismo, che ha presenziato e presentato questa singolare e comunque nuova e auspicabile che possa essere replicata e ampliata anche su altri siti, manifestazione, questa collaborazione fra i due comuni. È un progetto innovativo e di cui andiamo orgogliosi. Per la prima volta la Regione Siciliana investe, grazie alla collaborazione dell'assessorato regionale al turismo e di quello ai beni culturali, in modo continuativo su una stagione alla Villa Romana del Casale e all'anfiteatro di Morgantina. È un'iniziativa prestigiosissima, 11 spettacoli alla Morgantina, 5 alla Villa Romana del Casale, è il segno della continuità e anche una grande collaborazione con i tour operator per gestire il traffico e la presenza dei turisti nel fine settimana, e col Sicilia Outlet Village per legare la presenza anche con un aspetto commerciale, quindi con i fondi anche del Dipartimento Azione e Coesione Territoriale per valorizzare eccellenze uniche come quelle che abbiamo a Morgantina e a Piazza Armerina e collegarle anche con un circuito internazionale. Sono stati i migranti ospiti del progetto Sprar Vizzini dei centri gestiti dalla cooperativa San Francesco ad aggiudicarsi la terza edizione del progetto Rete, l'iniziativa promossa dal settore giovanile e scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio in collaborazione con il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e rivolta ai minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni richiedenti protezione internazionale. La finale, disputata a Coverciano contro la formazione delle cooperative sociali Le Pleiadi e Famiglia Nuova di Lodi, ha riportato il punteggio di 1-0. A seguire la squadra negli allenamenti preparatori alle varie fasi fino alla finale l'associazione sportiva FCD USA Sport di Caltagirone.
È una grande soddisfazione per la cooperativa San Francesco aver vinto un torneo sportivo così importante. Siamo emozionati per questo e soddisfatti dei nostri ragazzi che hanno dimostrato spirito sportivo in tutte le varie fasi fino alla finale. Lo sport come forma di integrazione è da sempre per noi fondamentale perché unisce tutti. Continueremo a investire in attività come questa che danno anche la possibilità di vivere delle esperienze forti e emozionanti ai nostri migranti ospiti, ha affermato Rossana Russo, presidente della cooperativa San Francesco. Giovedì 8 giugno alle ore 9:30 presso la sala conferenze del centro di prima accoglienza in via Altobasso San Luigi a Caltagirone si terrà un seminario sul tema delle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Aprirà i lavori Paolo Ragusa, presidente del Centro Studi Cesta. L'Ordine Assistenti Sociali, CROAS, riconoscerà i crediti formativi ai partecipanti. La Giunta Municipale ha aderito con delibera al progetto sperimentale di educazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata stradale di bottiglie e flaconi in plastica proposto dalla ditta Educambiente. Approvato il relativo protocollo d'intesa. Il progetto si concretizzerà nell'installazione di 5 EcoPoint composti da dispositivi idonei alla raccolta differenziata e alla riduzione volumetrica di bottiglie e flaconi. Il macchinario rilascerà uno scontrino con il report dei punti accumulati in funzione dei pezzi introdotti. I punti accumulati potranno acquisire un valore di buono sconto e buoni spesa in attività commerciali convenzionate. Una serie di incontri per illustrare le ipotesi di modifiche alla viabilità urbana riguardanti anche una revisione di alcuni sensi di marcia elaborate dall'ufficio comunale competente si svolgeranno nei prossimi giorni. Venerdì 9 giugno alle ore 9:30 nell'ex Educandato San Luigi, riunione tra i rappresentanti dell'amministrazione comunale, il presidente del Consiglio Massimo Alparone e il capogruppo consigliari. Mercoledì 14 giugno alle 10 al primo piano del Palazzo Municipale, incontro fra l'amministrazione comunale, le associazioni di categoria e i sindacati. E alle 16 altro incontro con le associazioni professionali. L'ufficio informa l'assessore alla viabilità e vice sindaco Sergio Gruttadauria, dopo numerosi studi e approfondimenti ha predisposto un progetto di rivisitazione del piano del traffico che vogliamo concertare con istituzioni e associazioni di ogni ordine e grado per giungere alla soluzione più efficace e apprezzabile possibile. Si tratta, sottolinea il sindaco Ginoioppolo, di aggiustamenti al sistema della viabilità interna, coi quali ci poniamo l'obiettivo di snellirla e migliorarla. La Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione in un'area compresa tra le vie Duca di Camastra e Monsignor Mario Sturzo di un centro comunale per la raccolta differenziata. Attraverso il centro comunale di raccolta, afferma l'assessore comunale alle politiche ecologiche, miriamo a favorire e incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti con il coinvolgimento diretto degli utenti e a potenziare ulteriormente il servizio di raccolta già svolto nel territorio comunale. Con la Regione, sottolinea il sindaco Ginoioppolo, abbiamo avviato una costruttiva interlocuzione per rendere concreto un'opera da troppo tempo inseguita, che completerebbe il ciclo dello smaltimento di tutti i tipi di rifiuti. Il potenziamento dell'impianto della zona industriale gestito da Calat Impianti e l'avvio del porta a porta integrale rappresentano intanto passi decisivi nell'ammodernamento e nella più piena efficacia del servizio.
L'associazione Propositi di Caltagirone con il patrocinio del Comune invita all'evento da cui si riparte Notte di Talenti e di Progetti, che si svolgerà sabato 10 giugno con inizio alle ore 20 in via San Giovanni Bosco all'ex pescheria. Una serata di musica, balli, proiezioni di video interviste e mostra fotografica come occasione di incontro intergenerazionale per dare risalto al grande patrimonio umano e di talenti nei luoghi che nella storia sono stati il simbolo di Caltagirone.